Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo settimo episodio della serie di Marvel Avengers. Nello scorso episodio siamo andati da Tony, l'abbiamo convinto ad riunirsi agli Avengers e a diventare un'altra volta Iron Man. Abbiamo più o meno costruito un'armatura per Tony, un'armatura un po' fatta così alla mano, però adesso stiamo andando a recuperare una tecnologia, una fonte di energia dell'AIM per alimentare la velivola, la chimera, e per poterla quindi farla volare via in modo tale che la IM non ci trovi e per costruire un'armatura migliore per Tony. Detto questo, direi subito di iniziare. Ok, quindi da quello che ci hanno detto, questa sembrerebbe essere una missione aerea e addirittura a tempo, abbiamo 3 minuti. Andiamo quindi praticamente solo di schivate, non ci fermiamo nemmeno a fare torrette varie e cose. Via 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 via. Sì, perché comunque dopo Lay Day, il dottor Tartan ha effettivamente preso il controllo delle Stark Industries, o meglio, oddio, pensavo fosse un campo di forza. Ha praticamente rubato tutte le migliori tecnologie della Stark Industries per utilizzarla appunto per l'AIM. Ok, queste munizioni pensavo che distruggendole avrebbero ucciso tutti i nemici nei dintorni, ma a quanto pare no. So che c'è tanta gente che vola qua. E non vorrei stare qui a ucciderli tutti, perché ci metto un pochino poi. Ok. Spero ovviamente che una volta distrutte tutte abbiamo finito e non dobbiamo uccidere tutti quanti, perché altrimenti dovrei farlo e quindi potrebbe essere un attimo scomodo. A quel tipo gli è caduto? Cos'è caduto? Una nite. Penso che sia un'abilità di qualche armatura che ho messa su, che mi droppa i naniti probabilmente quando faccio attacchi a distanza. Aia. Attacchi a distanza precisi. Io mi piace un botto Iron Man. Non so perché abbia così poche mosse. Forse per l'armatura, che abbiamo ancora quella vecchia. Probabilmente quando faremo un'armatura un po' più avanzata riusciremo ad avere anche altre mosse. Perché se non sbaglio al momento non mi fa accedere alle abilità. O sì? Ah sì, mi fa accedere all'abilità invece. Per esempio possiamo sbloccare il raggio laser. Tenendo premuto L2 e R2 e mettiamo un raggio laser concentrato. Oppure possiamo fare i razzi. Tiro equipaggiato L2 per sparare un piccolo razzo che infligge molti danni. Potrebbe essere comodo il piccolo raggio. Ok, intanto ho capito come si equipaggiano i razzi. Con le freccettine cambiamo munizione, però ho fatto per sbaglio un raggio cosmico incredibile nell'ascensore. Ho come l'impressione che qua dovrebbe parlare, ma sti bug audio. Ok, nuovo obiettivo, intercetta la navetta. A quanto pare Jarvis avrà detto tipo: signore, la navetta sta scappando. E lui: oh no, devo correre velocissimo, senza prendere i laser, nei fulmini, nelle munizioni dei nemici. Ah, bello, possiamo fare l'MP. Un impulso distruttivo che annienta tutti quanti i dispositivi elettrici. Ok, perfetto. Missione completata. Fonte energetica ottenuta. Ah, qui abbiamo sbloccato il primo propulsore epico, che ha anche un perk sbloccabile. Beh, è stato divertente. Devo dire che è bello essere tornato in sella. Sì, signore. Non ha perso un colpo. Ah, lieto che l'aggiornamento di adurazione funzioni. Ora diamo un'occhiata al bottino. Ah, abbiamo fatto centro, amico. Proprio quello che mi serve per riparare la macchina costruttiva. Lieto di sentirglielo dire, specialmente ora che la sua attuale armatura è, come dire, caput. Ehi, ha funzionato, no? Mi sembrava che questa tecnologia fosse familiare. Sono tutti basati sui miei progetti. Alcuni sono quasi uguali. Stanno proprio sfruttando l'acquisizione delle tecnologie Stark. Speravo le lasciassero prendere la muffa. Vedete, appunto, come dicevamo, l'AIM ha praticamente plagiato le Stark Industries, nel senso che prendendo la tecnologia delle Stark Industries ha poi creato tutto quello che gli serviva. E ora qua abbiamo sbloccato i modelli. Ora le attività conferiscono modelli. I modelli possono essere decifrati usando la macchina costruttiva e ci permettono di costruire i nuovi costumi. Vediamo per esempio cosa possiamo costruire adesso. Abbiamo un fantastico modello raro che ci dà l'armatura iconica di Iron Man, quella classica proprio. Bene,
Ora sì che ci siamo. Non sono splendido? Jarvis, fammi una foto. Ben fatto, signore. Ok, nuova mossa eroica disponibile. La mossa eroica d'assalto. Che cosa? Che cosa? Le mosse eroiche d'assalto e supremo sono state sbloccate. Premi E, poi entra in abilità e raddoppia le specialità. Vediamo un po'. Aspetta, qua possiamo. Possiamo evocare l'Hulkbuster. Andiamo a R2 per le specialità. Cosa possiamo fare? Qui abbiamo un'estensione arc. Potenziamento carica mosse eroiche. Ah, aumenta la durata di fusione arc di 3 secondi. Va bene. Mossa eroica suprema è questa qua. Di Hulkbuster. Però è bloccata. La dobbiamo sbloccare con la campagna. Ok, quindi qui possiamo modificare e potenziare le mosse eroiche. Anche se questa qua ancora, la fusione arc bisogna sbloccarla. E la difesa in generale. La maestria non so cosa sia, penso sia tipo stile di combattimento, possiamo scegliere, immagino. Qui potenzia i pugni, qui potenzia attacchi a distanza. Ok, quindi sono cose che sbloccheremo più avanti. Però abbiamo un punto abilità, io direi che dato che qua non possiamo sbloccare niente se non la difesa, si è potuto R2 per generare una barriera energetica che blocca tutti i proiettili. Ok, questo è comodo invece. Devo dire che è molto molto vasta la personalizzazione del personaggio, eh. Non male. Ora qui stavo guardando un attimo le cose che avevo sbloccato. Per esempio qua abbiamo un corpo della Hammer che dovrebbe avere una qualche abilità ma non ce l'ha. E qui invece abbiamo sbloccato un reattore al 14. Ok, possiamo addirittura potenziarlo. Un reattore epico. Qui possiamo potenziare anche questo. Io direi che finché possiamo potenziamo tutto, soprattutto quelli epici. Ok, ottimo. Serie di missioni iconiche disponibili per Iron Man. Magari me le farò poi da solo. Una volta. Oltre alla macchina costruttiva sono riuscito ad alimentare altre aree, compreso il deposito dell'inventario. Rilevo del vecchio equipaggiamento nel suo cavò, signore. Devo incenerirlo? Cosa? No, quella non è spazzatura, Jarvis. Sono le mie cose. Vado a dare un'occhiata. Come desidera. Ok, andiamo a dare un'occhiata alle cose di Iron Man. Che non so quali siano. Certo, c'è l'armatura, però potresti anche volare, eh. Già, che poi alla fine non siamo ancora entrati nella stanza di Tony. Questo posto è un casino. Come l'ha lasciato lei? Sai, quando vivevo nel ranch, ci ho messo anni per smettere di chiederti le cose ad alta voce. Jarvis, accendi la caffettiera. Jarvis, svuota il serbatoio delle acque nere. Jarvis, dove sono i miei calzini? Lieto di vedere che è sopravvissuto senza di me, signore. Ah, è bello essere tornato. Ottimo. Ok, deposito dell'inventario. Deposito dell'inventario conserva l'equipaggiamento e i manufatti in eccesso. Ogni oggetto di queste categorie che non viene raccolto in missione o ottenuto come ricompensa quando gli slot sono pieni viene automaticamente spostato nel deposito. Ok. Quindi è il deposito e funziona anche come amministratrice. Oh, adesso ci spiega bene l'equipaggiamento marchiato. Gli oggetti marchiati di equipaggiamento hanno attributi predeterminati. Gli attributi aumentano l'efficacia di determinate capacità e possono influire notevolmente sui talenti dell'equipaggiamento e sulle abilità. Personalizza gli attributi dei tuoi eroi per modificare il loro stile di gioco. Esattamente quello che dicevamo. Quindi per esempio qua abbiamo un corpo al 9 e un delle braccia al 10. Qui a quanto pare il deposito è lo stesso per tutti quanti i personaggi. E abbiamo sbloccato equipaggiamento Stark Industries. Non so se poi possiamo dare ad ogni pezzo magari un marchio. Ehi, Avenger, ho un lavoretto. Ehi là, mi dicono che è arrivato lo SHIELD. Sono l'agente Alisande Morales. Sarò il vostro punto di contatto con lo SHIELD. Se hai un po' di tempo, passa a trovarmi. Abbiamo parecchio da fare. Il piacere è mio, Morales. Mi servono alcune parti per rimettere in volo questa bestione. Forse, già che ci sono, potrò prendere due piccioni con una fave e aiutare lo SHIELD. Ecco quello che sappiamo. Okay, speriamo incarichi di fazione. Gli incarichi di fazione ti conferiscono esperienza di fazione. Ottenendone abbastanza potrà aumentare il tuo livello fazione accendendo a ricompense di equipaggiamento di livello superiore ai mercanti di quella fazione. Ottimo. Per esempio qua abbiamo una missione giornaliera che non so cosa ci dia, ci dà 1250 punti fazione SHIELD. Questi qua sono semplicemente taglie. Ok, lo SHIELD è una fazione. Immagino che poi ci saranno tanti rappresentanti di altre fazioni. Ciao Avenger, sei pronto per il tuo nuovo... Ok, questa qua invece è l'Everversum della situazione. Mercante di elementi estetici, ci dà
le targhe, queste che sono emote, o direttamente le skin, in cambio di quelle unità che abbiamo trovato prima. Ok, abbiamo un altro mercante qua. Stiamo facendo guida ai mercanti della chimera. Rarefazione, guadagnando esperienza di fazione, aumenta il grado fazione. Salendo di grado si sbloccano parti di equipaggiamento migliori presso i mercanti delle fazioni. Completa gli incarichi, le missioni, le serie di missioni di una fazione per aumentare il grado fazione. Ok. Questo qua fa parte delle fazioni dello Shield. E possiamo comprare un po' di roba per chiunque in realtà. Possiamo per esempio comprare i bracciali per Miss Marvel, le mani per Hulk. Il tutto però con un sacco di roba. Questa è già roba leggendaria, comunque. Infatti costa parecchio. Per esempio l'uro ci costa 250 frammenti che non abbiamo. Questi sono tutti materiali che possiamo comprare con i frammenti, va bene. Però in tutto ciò abbiamo trovato una fonte di energia che bastava solamente per la macchina dei costumi. Invece per quanto riguarda la live evil ancora dobbiamo cercare qualcosa. No, però questa qua è la sala di allenamento. Cioè, per quanto riguarda la chimera ancora ci serve una fonte di energia che è quella che stiamo andando a cercare adesso. E andiamo nella sede dell'AIM a quanto pare per trovare questa fantastica fonte di energia. Ok, D'accordo ragazzi, abbiamo del lavoro. Bella armatura! Touché, come possiamo aiutarti? Jarvis ha trovato un paio di tracce termiche che potrebbero essere nuclei di avviamento, ma si trovano in luoghi totalmente diversi. Poiché il tempo è prezioso, dovremo controllarle entrambe contemporaneamente. Bruce, tu e Kamala dovrete cercare nei dintorni dei Calanchi, mentre io controllerò una città sulla costa orientale. Con un po' di fortuna troveremo dei nuclei di avviamento. D'accordo. Dove sono tutti? Sembra che l'AIM abbia evacuato la città a causa della presenza di inumani. È una scusa per testare qualche tecnologia pericolosa. Forse la nostra traccia termica non mentiva. Gli esperimenti richiederebbero parecchi nuclei di avviamento. La struttura è ben protetta. Si aspetti una forte resistenza. Vuoi dirmi che non saranno contenti di vederti? Incredibile. È una città fantasma. Jarvis, quanto dista la struttura? È qualche metro più avanti, signore. Ok, qui intanto abbiamo sbloccato tutte le abilità, sia quella di supporto sia quella suprema, quindi l'Hulkbuster. Porca miseria, chi che mi ha sparato? Sì, comunque sembrerebbe funzionare come avevo detto qualche episodio fa, ovvero che mi fate aprire la cassa, mamma mia. Chi è che mi spara sti laser volanti? Lasciamo stare, lo farò magari un'altra volta, mi ci metto e mi cerco un po' di roba. Ok, però probabilmente offline mi metterò ad andare in giro per i posti a cercare bauli e cose varie. Oh, facciamo un fantastico MP qua che li blocca tutti quanti, eh. Sciolto. Aia. Vabbè, facciamo così, ho capito, eh? È il momento di fare un po' di casino. Oh, questa è una bella super. E quanto dura? Non lo so. Non c'è scritto. Non mi interessa, non me ne preoccupo. Io picchio tutti, nel dubbio. Spara, ah, spara anche sta cosa. Ma è bellissima. Immagino che duri, sì, dura quanto la durata della barra, quindi spariamo il più possibile. Ok, uccisi tutti. Mamma mia. Signore, ora che sono nei sistemi di sicurezza dell'AIM, le rilevazioni delle tracce termiche sembrano indicare una fonte energetica molto superiore. Quindi, niente nuclei di avviamento? Difficile dirlo, ma la nostra intrusione ha avviato una sequenza di autodistruzione. Basandomi sull'intensità delle rilevazioni termiche, Fammi indovinare, potrebbe demolire diversi isolati. Corretto, signore. Beh, l'AIM non distruggerà un'altra città davanti ai miei occhi.
Ok, quindi la fonte di energia che cercavamo sembrerebbe essere anche più potente di quello che ci aspettavamo. Potrebbe essere una cosa buona come una cosa cattiva, perché se non rimediamo qua l'autodistruzione. Qualunque cosa ci sia dietro quelle porte, la IEM è pronta a distruggere tutto per nasconderla. Oh no, male, molto male. Questa è la tecnologia del mio reattore ARC, ma ingigantita. Potrebbe annientare intere città. Che gli è venuto in mente? Ah, salve, splendore. Ok, signore, quindi quello che... Porca miseria. Vabbè, sei stronzo però. Dove è andato? Dicevo, quindi a quanto pare l'energia di cui parlava Jarvis era proprio un reattore ARC. Per chi non lo sapesse, il reattore ARC è, come ha detto già Tony, è la tecnologia che tiene in vita Tony Stark stesso. Quindi quel mini reattorino che lui in realtà ha nel cuore. Perché warning? Perché ci sta il coso? Tu te ne vai. Quel mini reattorino, dicevo, che lui ha nel cuore, che gli tiene lontane le schegge dal cuore, che però ingigantito potrebbe rappresentare una grandissima fonte di energia, come era in realtà il soggetto del primo Iron Man, se non sbaglio. Il fatto è che lui ha inventato, da quello che dicono i film, poi magari non so se nei fumetti è diverso, ma la tecnologia del reattore ARC nasce come fonte di energia pulita. Poi è stata anche utilizzata per appunto salvare Tony. Come distruggo questo secondo voi? Ma ero dietro un muro però. Capito, mi tocca richiamare Hulkbuster. Devo dire che come super mossa questa è veramente figa. Rispetto a, che ne so, l'ingigantimento di Miss Marvel o anche la manata di Hulk, che è figa, però questa le supera tutte. Ok, vai, ultimo reattore. No, quello non è distrutto ancora. Ok. Congratulazioni! Ha distrutto con successo il reattore ARC. Beh, non è qualcosa che pensavo avresti mai detto. Recuperiamo il possibile e andiamocene. Si sente bene? Sì. Sì, ma avevo fatto tutto a fin di bene. O così mi ero detto. È stato un disastro. Il reattore a Terrigen, le idee, e ora questo. Non ho controllo su come viene usata la mia tecnologia, ma ne sono comunque responsabile. Sono fiero di lei. Già. Lo sono anch'io. A proposito di questo, Bruce, Kamala, le mie candele? Ok. Siamo la tua salvezza.